Vogliamo raccontare passioni. Vogliamo raccogliere dal viaggio tutto ciò che capita e farne tesoro di arricchimento personale, missione, aiuto, appagamento. Vogliamo capitare e captare, conoscere e crescere. Vogliamo emozionarci ed emozionare. Trasformare tutto ciò che accade in una chiave di crescita e conoscenza. Una parola, avventura, semplice e pura. Contemplare un paesaggio insolito, coinvolgere persone, aiutarle a realizzare un proprio sogno, raccontare un'impresa più o meno eccezionale. Valorizzare storia, luoghi e culture. Perché al termine di ogni avventura le persone ne escono più compatte e coscienti della propria forza e dei propri limiti. Da sempre l'umano cerca, il pensiero vuole raggiungere. Il fuoristrada oggi ci aiuta a varcare i limiti. Con rispetto, raggiungere luoghi fuori e dentro ognuno di noi, dove la quotidianità non ci permette di sperimentare, di vivere. Luoghi che stanno al di là dell'orizzonte spaziale in cui siamo abituati a muoverci. Abbinando il piacere che si prova nel vedere un bel paesaggio con quello della sperimentazione di una nuova emozione. Sulle strade dell'avventura ti porta dove ti spinge la tua passione. Perché alla fine della strada non si rimpiange i tratti percorsi, ma quelli ignorati. E l'asse su cui si impernia questo tipo di esperienza è tutto. Perché nella vita ci sono le strade che devi fare e quelle che vuoi fare. Prima vittima negli scontri tra esercito jugoslavo e difesa territoriale slovena. Un ufficiale dell'armata federale è stato ucciso a Ormos, a nord della Slovenia, al confine con l'Ungheria, dove una colonna corazzata ha cercato di entrare nella cittadina. Almeno 5 i feriti dalle due parti. Truppe trasportate con elicotteri hanno preso possesso di alcuni valichi alpini ai confini con l'Austria. Anche qui ci sono stati scontri, ma senza vittime. Movimenti intensificati da stamane attorno alle principali città: Lubiana, la capitale, Maribor, grande centro industriale del nord, Novo Mesto vicino alla frontiera croata, dove in un incidente con la popolazione e la polizia slovena un altro ufficiale delle forze federali è rimasto ferito. I carri armati hanno ricevuto ordine di abbattere i blocchi stradali predisposti dalla difesa territoriale, che sta mobilitando tutti i suoi uomini, circa 20.000 effettivi. Vengono distribuite armi anticarro armato e anche maschere antigas. Siamo a circa 700 metri dalla rete di recinzione dell'aeroporto di Lubiana, a ridosso dei primi carri armati dell'esercito federale. Siamo dalla parte della milizia slovena, della polizia slovena, e dai carri siamo stati avvertiti: fate ancora 100 metri e spariamo. Le immagini appena trascorse per noi restano solo un ricordo. È la terza volta che entriamo in terra balcanica e ogni volta, per fortuna, i segni della guerra sono sempre più lontani, ma non possono essere assolutamente dimenticati. Il nostro Gianni prepara il suo diario come sempre. Sarà un racconto fantastico, altrettanto un viaggio fantastico. Natura, off-road, cultura, gastronomia e soprattutto ospitalità. Questo è quello che vedremo in questo magnifico docufilm.
mai. Thank you, mai. Have a nice day. Have fun. Finalmente Ancona, ore 16, ci ritroviamo tutti al piazzale della biglietteria per le operazioni di imbarco. Ciao, qui siamo dei dubbi di randaggio per fare il biglietto. Possiamo parlare con lei? Sì, ok. Ci deve dare il suo numero di telefono, se possibile. Ok, quindi mamma, facciamo solo col foglio. Francone procede con la consegna delle chiavi. Nell'attesa non mancano gli assaggi ciociari e un buon caffè. Successivamente veniamo chiamati per l'imbarco e ora, alle 18.30, siamo già inghiottiti nella stiva della nave. Parcheggiate le auto nei garage della nave, tutti sul ponte, in attesa della partenza. Intanto abbiamo già preso possesso delle nostre cabine, confortevoli e pulite. Mai successo durante i nostri viaggi. Finalmente si toglie l'ancora, si salpa ed è ora della cena. Ognuno cerca di mangiare al proprio comodo e subito dopo ci ritroviamo nella sala comune per balli e canti prima di riposare nei nostri alloggi. Notte tranquilla, abbiamo dormito tutti bene, la sveglia suonerà per la colazione alle 5.30. Niente, ci vediamo al punto di ritrovo. Puntuali, sbarchiamo a Spalato alle 8.30. Il primo riordino è previsto in terra croata, dopo 18 km, direzione l'Occhio della Terra. È una sorgente carsica del fiume Cetina, così denominato per la forte somiglianza sia di forma che di colori ad un occhio umano. Lungo il tracciato incontriamo diversi cimiteri improvvisati. Decidiamo una sosta, una breve spiegazione del perché di questi cimiteri e ripartiamo ammirando il meraviglioso paesaggio, teatro in passato di una inutile guerra, come inutili sono tutte le guerre. Riprendiamo la marcia. Poco più avanti, Waypoint indica un punto panoramico da non perdere. Imbocchiamo lo sterrato che sale tra casi e fienili. Ad aspettarci un militare che gentilmente concederà il suo posto di guardia a tutti noi per fare foto e dronate. In lontananza il confine bosniaco. Inizialmente era tracciato del nostro tour, ma la zona non è ancora stata ripulita dalle mine. Pertanto opteremo per una variante più sicura. Have a little faith in me. A little faith in me. But have a little faith in me. La sorgente carsica del fiume Cetina è a pochi chilometri da noi. Tabella di marcia perfetta. Arriviamo verso le ore 13 e subito ci affacciamo dalla balconata, proprio sopra questo piccolo lago. Questo è bellissimo, questo è l'occhio blu, ecco. Sarà la luce del sole che splende in alto, ma il colore azzurro con tutte le sue sfumature ci lascia letteralmente a bocca aperta, piccolo ma profondissimo. Sono stati esplorati solo i primi 115 metri di profondità, uno splendore naturale di origine carsica ai piedi di una chiesa ortodossa da cui parte un sentiero che porta direttamente in acqua. Tre di noi non resistono e si tuffano nelle gelide acque del lago. Il tempo di tuffarsi e subito dopo schizzano fuori infreddoliti. Un piccolo negozietto arrangiato sopra la balconata. Non possiamo fare a meno di comprare qualcosina e lasciare il nostro adesivo.
Ripartiamo tutti in colonna, è quasi ora di pranzo, ma dopo pochi metri l'auto di Mauro fa i capricci. Ci accostiamo e dopo aver spurgato il filtro del gasolio, meno male, è stato un problema banale, ci fermiamo tutti più avanti per un veloce pasto avendo come obiettivo l'arrivo sulla piana dei carri armati, luogo dove si svolse la famigerata operazione Tempesta che causò oltre 100 morti e migliaia di sfollati nella sola Knin. Durante il tragitto i nostri occhi restano ad ammirare le bellezze della natura. Cascate, la Valle dei Mulini, purtroppo era abbastanza secca e non abbiamo potuto ammirare la bellissima cascata. Una lunga strada polverosa ci porta verso la piana, nostro obiettivo. Veniamo subito fermati da soldati della NATO che proprio in questa piana hanno organizzato in collaborazione con l'esercito croato manovre di esercitazione militare, impedendoci purtroppo sia la sosta sia lo scattare foto ai vecchi carri armati ormai arrugginiti e usati come bersagli per nuove e più potenti armi da fuoco. Queste immagini sono state gentilmente concesse da amici. Solo per pochi metri non abbiamo potuto farle nostre. La piana dei carri dove avvenne la più sanguinosa battaglia della guerra dei Balcani. Dopo l'espandersi delle forze serbe nell'attuale terra croata all'inizio degli anni 90, fra il 4 e l'8 agosto 1995, si svolse una importante controffensiva croata. I croati riuscirono ad aggirare il monte Dinara e colpirono l'esercito serbo attaccandolo alle spalle. Salutiamo i militari che ormai sono diventati amici. Ci dicono che hanno minato il campo con delle big bomb e che non possiamo assolutamente attraversare la piana. Non ci resta che tornare indietro. Lungo la discesa, un guasto alla macchina di Bruno ci divide in due gruppi. Uno che resta per tentare di riparare il mezzo, l'altro che si dirige verso Knin alla ricerca degli alloggi già prenotati e sparsi nel paese. Queste immagini di repertorio ci fanno vedere come Knin affrontò il periodo bellico. Distruzione, evacuazione non hanno fermato la rinascita. Knin, turistica, accogliente, apprezzata, dimostrazione di un popolo di rinascita. Alle 21.30 l'auto di Bruno, trainata, viene portata fino al parcheggio. Lo scoraggiamento serpeggia tra i viaggiatori finché un'intuizione di Andrea risolve il problema. Grazie a tutti i ragazzi che hanno partecipato. È ora di cena. La nostra si basa principalmente su bistecche. Ci affacciamo alla rocca mentre veniamo serviti e sentiamo il fragore e il chiarore delle esplosioni delle big bomb della piana dei carri. È ora di andare a dormire. Sveglia comoda e abbondante colazione. Partiamo da Knin. Siamo per entrare in Bosnia. Pochi chilometri ed ecco il confine. Dopo i controlli ci incolonniamo subito fuori attendendo che l'ultima auto esca dalla dogana. Questa è la tua ora. Parti viaggiatore. Riprendiamo la marcia e dall'asfalto passiamo ad un comodo sterrato. Deve accadere per anni sui mari. Una piccola radura davanti a noi e ci invita ad una breve sosta a caffè, che comunque sarà d'obbligo vista l'ora. Anna Maria, Sara tirano fuori tutto l'occorrente per fare un caffè, ma anche gli altri si daranno da fare per preparare un buon caffè a tutto il gruppo prima di ripartire. Seguendo la traccia arriviamo, costeggiando una ferrovia, ad una vecchia stazione.
scendiamo per fare delle foto. Io, Gianni e Francesco siamo a caccia di reperti da riportare tra i cimeli della nostra sede. Infatti, io trovo una tegola della vecchia stazione con una forma molto particolare per noi, ma molto usata sia in Bosnia che in Croazia, sia in legno che in terracotta. Buona per poterci scrivere il waypoint della stazione Zelizdeka Zanica. Il piccolo gruppo che è rimasto indietro comunica con il satellitare che sono fermi per un guasto. Porca pupazza, esclamiamo, ma questa volta non è uno dei nostri. La solidarietà dei topini non può fare a meno di aiutare il pover'uomo. La sua auto, avendo forato e non avendo le giuste attrezzature per poter ripartire, ha dovuto chiedere l'ausilio a noi topini che prontamente abbiamo risolto. Le acque del fiume Una sono limpide e celesti, meritano sicuramente di essere viste. Ma la stradina che stiamo percorrendo non prevede distrazioni e proprio una piccola distrazione per poco non provoca un brutto incidente. Simone, con la sua Jeep, finisce fuori strada con tutta la parte destra del mezzo. Sono momenti di tensione. Poi Beatrice, seduta al suo fianco, riesce ad uscire, ma l'auto è proprio in bilico precario. È il tempo di scendere e capire come fare per risolvere la situazione. I topini randaggi si consultano e, dopo aver deciso la strategia da usare, legano con più vericelli l'auto e con manovre lente e precise riescono a rimettere in carreggiata la Jeep. Tutto è bene quel che finisce bene, ma questi imprevisti capitano e noi sappiamo, come sempre, venirne fuori. Tranquillamente riprendiamo la marcia. Sulla nostra traccia c'è l'attraversamento del fiume poco più avanti, ma non sappiamo bene cosa troveremo al guado. Al momento dello scouting fatto da Mauro, qualcosa sembrava esserci, ma qualche dubbio ci assale. Arriviamo sul posto e a fianco del grande ponte ferroviario Zaljeski Mostan Martin Brond c'è un ponte di legno che non ispira molta fiducia. Facciamo un'accurata perlustrazione. Vediamo che le assi di legno sono abbastanza in buono stato, sorrette inferiormente da tratti di muratura di qualche ponte provvisorio che sembrano solidi. Prendiamo coraggio e la prima 4x4 passa agevolmente. A seguire passano tutte le altre, ma con molta calma e prudenza, visto che il ponte è sprovvisto da parapetti. Basta seguire le assi poste longitudinalmente al ponte. Naturalmente riprendiamo tutti con fotocamera, action cam, cellulari, drone. Ognuno di noi le mostrerà con orgoglio agli amici. Usciti tutti indenni, seguiremo gli ultimi chilometri che ci separano dal camping place Luzica, che raggiungeremo dopo poco tempo. L'area picnic camping è suggestiva. Gazebi di legno grandi e piccoli disposti lungo la riva del fiume Una. Lungo le sponde del fiume troviamo alcuni appassionati pescatori di pesca alla mosca, visto il numero impressionante di trote che ci sono nel fiume. Decidiamo di fare uno spuntino, aspettare gli altri che sono rimasti ad aggiustare il mezzo ed andarci a vedere le cascate di questo meraviglioso fiume. Martin Brond è un piccolo villaggio di confine. Fatto il biglietto d'entrata del parco, entriamo e dopo poco incontriamo subito la cascata La Milanevic Buk, impetuosa, circondata da altre cascate più piccole. Una balconata di legno ce la fa mirare in tutto il suo splendore. Il drone di Franco volteggia a livello delle cascate, poi improvvisamente si alza per poter riprendere tutto il passaggio. Sono meravigliose, scattiamo a raffica selfie e foto da ogni angolazione. Camminiamo verso monte incontrando vecchi mulini e un'attrazione turistica proprio davanti a noi, una lavatrice ecologica naturale chiamata Buknica, che si suppone abbia 300 anni.
lava sfruttando le rapide del torrente. Ci inoltriamo per un sentiero che indica un punto panoramico da raggiungere. Lungo il fiume troviamo delle barche usate per giri turistici. È legata ad un albero e si specchia nell'acqua cristallina. Saliamo ancora e a poco meno di un chilometro troviamo il punto panoramico. È il canyon altissimo dove c'è il ponte di legno su cui siamo passati poco prima. I Lucas, al rientro dalla passeggiata, invece di fare l'aperitivo insieme agli altri in un piccolo bar, ordinano due trote alla brace che il cuoco prende vive direttamente da una pozza e le serve con patatine fritte. Racconti intorno al fuoco e poi tutti a dormire. Sveglia e tutti pronti a partire. Decidiamo di fare il pieno di carburante, visto che in Bosnia costa un po' di meno. Al distributore anni 60 troviamo una signora che rimane un poco perplessa dal numero delle 4x4 e della quantità di carburante richiesto. Ha un piccolissimo market e quindi facciamo spese di cose che forse nemmeno ci serviranno, solo per lasciare qualche moneta in più alla signora e portarci dietro qualche monetina bosniaca per ricordo. Il pieno è fatto, ma ci sono ancora problemi per qualche mezzo e perdiamo tempo prezioso. Ricalcoliamo il percorso per accorciarlo di qualche chilometro, tagliando punti meno interessanti. Dopo poco svoltiamo per costeggiare il fiume, siamo su uno sterratone, siamo nel Parco Nazionale di Una. Facciamo i biglietti d'ingresso e incolonnati come vagone di un trenino, ci muoviamo lungo il fiume dall'acqua trasparente e cristallina, ricco di aree di sosta e camping attrezzati per godersi la pace del fiume. L'idea è quella di arrivare alla meravigliosa cascata di Strabag Buk, ma è tardi e deviare verso la cascata ci potrebbe via tanto tempo, così decidiamo di proseguire per arrivare a Birch per l'ora di pranzo. A malincuore saltiamo questo appuntamento con la cascata vista solo in foto e ci concentriamo con la guida su questa strada che costeggia il fiume. Sterrato dopo sterrato e dopo pochi chilometri lasciamo per riprendere la statale che ci porta fino a Biaggi. Da lontano svetta già il minareto della città, una città di confine tra Bosnia e Croazia. Parcheggiamo, il centro chiuso al traffico, è moderno, pulito e abbastanza lineare, invitante per una sosta pranzo. Case nuove ricostruite dopo la terribile guerra, anche se gli edifici di qualche vicolo mostrano ancora sui muri i colpi delle armi da fuoco. Da Biaggi dobbiamo passare la vicina frontiera per entrare in Croazia. Noi siamo fortunati, abbiamo i passaporti e a portata di mano. La meta, questa volta, è la base aerea militare di Zeliava. Per gli appassionati della guerra fredda è un'attrazione affascinante. Arriviamo e già dalla strada intravediamo i resti del Douglas C-47B Dakota. Oggi è un'attrazione turistica tanto da essere ricoperto interamente da migliaia di adesivi di visitatori da tutto il mondo. Anche noi attacchiamo il nostro adesivo Topini Randagi. Siamo saliti a bordo per curiosare e capire che ben poco era rimasto del vecchio Dakota, ma è ora una delle mete che ci eravamo prefissati insieme alla base segreta dove arriviamo poco dopo. Voluta dal maresciallo Tito, quasi interamente sotterranea e composta da lunghi tunnel, la base era la sede della 117esima Flight Aviation Regiment, costituita da aerei di combattimento MiG-21 per un totale di 120 veicoli. I have 2 weeks free and I'm driving around the Balkans, little off-road, little party. So you are usually doing this off-road with your car? Yes. Yes. Oh, that's why I bought this car. Ah, so this is why the, yes. The main reason you bought this car. Praticamente lei dice io ho 2 settimane fuori, adesso sto girando un po' off-road, un po' no con questa macchina. Quindi tu proprio lo fai spesso. Sì, sì, il motivo per cui ho comprato questa macchina è solo per questo. Topini Randagi, as you probably already know, we are a group, off-road group from Italy, and now we are going to give you a little gift from our side. This is our t-shirt. It's used but just for a few minutes. This is formal. Viaggiare significa aprire una finestra sul mondo.
è la curiosità di arrivare dove finiscono le strade, di scoprire cosa si nasconde al di là delle montagne, andare incontro all'imprevisto, accettare la sfida dell'ignoto per raggiungere i confini della terra. Dopo aver conosciuto questa viaggiatrice solitaria in Panda 4x4, la strada ci porta verso il Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice, dove arriveremo e ci organizzeremo per entrare. Quando la natura fa spettacolo nel vero e proprio senso della parola. I laghi di Plitvice, che sono, ricordiamo, patrimonio mondiale dell'umanità, non sono però facili da raccontare. Perché uno si immagina di vedere magari delle cascate, dei laghi collegati uno all'altro, però dobbiamo ricordare innanzitutto che parliamo di una realtà naturale al 100%. Come possono esserci quindi tutti questi collegamenti, tutte queste cascate? Mi sono fermata davanti alla cartina prima di iniziare la nostra scoperta per tentare di capirlo insieme. Per prima cosa, 16 laghi che si trovano a quote diverse. Quello più in alto è a 637 metri, quello più in basso siamo intorno ai 475. Quindi questo dislivello, visto che i laghi sono collegati uno all'altro grazie a cascate, crea questo gioco d'acqua unico al mondo. Parliamo di un territorio estremamente vasto, si sviluppa circa su 8 chilometri, ma di passerelle ci sono, pensate un po', 18 chilometri, quindi ha voglia a camminare. Con gli occhi soddisfatti e le gambe un po' meno, ci dirigiamo verso il camping Corana, circa 6 km dal parco, dove abbiamo già prenotato il bungalow per tutti gli equipaggi. L'ambiente è piacevole, coperto di boschi, idilliaco lontano della città e dai rumori. Distribuiamo le chiavi dei bungalow ad ogni equipaggio e presto ne prendiamo possesso. C'è la possibilità di cucinare e mangiare all'aperto, così tutti ai fornelli. I letti accoglienti ci aspettano e dopo un'ora rilassante doccia ci addormentiamo pensando già alla tappa successiva. Di buon mattino siamo tutti alla reception per riconsegnare le chiavi dei bungalow. Ci incoloniamo per la tappa che ci porterà a Fuzin. Prendiamo una strada asfaltata, la D42. Pochi chilometri dopo rallentiamo ad un incrocio dove sull'asfalto c'è scritto SCOLA. Mauro intuisce subito che potrebbe essere l'obiettivo per fermarci. A bordo abbiamo con noi cose che possiamo donare ai bambini. Siamo nel villaggio di Saborsko. Il tempo di presentarci al preside della scuola e poco dopo abbiamo l'autorizzazione per entrare. Nessuno di noi conosce questo posto, nessuno sa cosa ci aspetta. Parcheggiamo i 4x4 sul campo di basket e silenziosamente entriamo nella scuola. La preside ci ha chiesto di non scattare foto ai bambini. L'emozione e lo stupore ci stringe il cuore quando visitiamo l'aula dedicata al ricordo della guerra del 1991, dove la scuola veniva rasa al suolo e 29 persone massacrate e ritrovate in due fosse comuni. Con il cuore gonfio di tristezza, doniamo a questi bambini della scuola le maglie dell'Olimpiadi Victoria, un dono come scambio tra bambini ciociari e bambini croati. È stato tutto molto emozionante, ci siamo commossi, ci siamo fatti anche molte domande per capire perché c'erano solo 9 bambini, arrivando alla conclusione che le generazioni degli anni dal 1991 al 2005, ragazzi e ragazze che sarebbero dovuti diventare genitori, sono state completamente decimate. Non ci sono parole per descrivere il vuoto, la morte, il dolore, la guerra lascia dietro di sé. E gli orinali messi sotto i lenti per la notte, un film di Eisenstein sulla rivoluzione. E gli orinali
animali messi sotto i letti per la notte, un film di Eisenstein sulla rivoluzione. Riprendiamo il viaggio su un percorso in fuoristrada. Troviamo continuamente case crivellate di colpi e mitra e mortai, cimiteri improvvisati e cartelli che ci ammoniscono di non uscire dal tracciato per il pericolo di mine ancora inesplose. Ci troviamo immersi nei boschi del Gorski Kotar, un altopiano considerato il polmone verde della Croazia, viaggiando su altezze che vanno dai 900 ai 1300 metri sul livello del mare, tanto che ci fermiamo a mangiare nei pressi del rifugio Janarica, ai bordi di una pista di sci da fondo utilizzata per le Olimpiadi. Ogni macchina sta preparando il proprio pranzo, abbiamo circa 2 ore per riposarci, anche se nel frattempo ci sono lavoretti da fare sulle 4x4, imprevisti che ci perseguitano. Dopo un ricco caffè di Anna Maria e Sara, riprendiamo il viaggio scendendo progressivamente di quota fino a valle, lasciandolo serrato per proseguire fino alla fine della tappa a Fuzin. Hotel Vitorrai sul lago di Bayer. Una volta prese le camere, scendiamo per andare sulle sponde del lago e fare un giro in paese. Questa sera avremo la cena servita con prelibatezze del posto. Ce ne stiamo seduti gustando comodamente i piatti, si resta nella hall a fare 2 chiacchiere e tutti a dormire. Chi ha creduto alle menzogne di bocche allenate a monete? Costeggiamo il lago per un bel tratto di strada, da qui in poi sarà tutto serrato per oltre 40 chilometri che ci accompagnerà tra le maestose foreste di Larice, Faggi e Querce a confini tra Croazia e Slovenia. Infatti, poco dopo, sulla statale 32, incrociamo il posto di frontiera della Repubblica Slovena, obbligati ad oltrepassare. Passata la dopana proseguiamo risalendo una strada bianca tra i boschi, ancora i nostri occhi ammireranno natura in un modo così piacevole e rilassante. Credici, credici, i nuovi capi hanno facce sempre più dure. Tutti vestiti di nero. Arriviamo ad uno spiazzo di un ristorante, fine dello sterrato, un ristorante rifugio dove fanno bella mostra sotto un portico centinaia di motoseghe infilate nei tronchi. Decidiamo di fare uno stop pranzo, nel frattempo cambiare l'ammortizzatore posteriore del Defender di Manuel, che dopo tante sollecitazioni lo ha abbandonato. Portiamo anche quel ricambio. È l'ultima sosta che facciamo, poi tutto in discesa fino alla statale 404 che via asfalto ci porterà alla fine della tappa nella città di Postumia. E adesso che avete messo in ginocchio quella brava gente, operai, contadini, pescatori. Arriviamo al ridosso di Postumia. Un gruppo di 4x4 devia direttamente verso il parco della storia militare, dove sono collezionati carri armati, pezzi d'artiglieria con esemplari che risalgono alla Seconda Guerra Mondiale. L'altro gruppo si dirige verso il Cambi per il check-in e successivamente visitare le grotte di Postumia. I nuovi capi sembrano tutti Al Capone, tutti vestiti con lo stesso cessato. Ecco, grotte di Postumia, meravigliose, eccezionali, che ironicamente vogliamo raccontare con la scena del film di Fantozzi. Il rosso è così, meno rosso e nero è sempre più nero. Vabbè, ci faranno anche una foto prima di entrare dentro. Ultima tappa del viaggio, visita alle famigerate grotte di Postumia. Due, tre, Dovini, alzate le mani. Sì, io a sua insaputa mi sarei permesso di contattare una guida
patentata molto molto pratica delle... Fantozzi, ma è impazzito! E io allora che ci sto a fare? Abbia pazienza! La guida sono io, mi sono documentato, ho comprato un'opera monumentale del famoso professor Zingales, ecco qua. Come si chiama quest'opera? Come si può uscire vivi dalle grotte di Postumia? Andiamo! E che Dio ce la mandi buona! Seguitemi! Andiamo! Mi raccomando, Dovini, datevi la mano, non fate la fine di Fantozzi, eh? L'avete visto il film? Mi raccomando, molta attenzione, eh? Ai gradini, la guida non lo so cosa. Hai capito, Fantozzi? Sì. Stai attento. Non vi allontanate, datevi la mano, anzi, date la mano al generale, date la mano al generale. Sì, dai, datevi la manina, così. Tutto il percorso deve essere fatto così, mi raccomando, eh? A questo punto finiscono le ringhiere di protezione. Ed è molto facile perdersi o precipitare in baratri vertiginosi, per cui consiglierei di prendersi per mano. Fantozzi, mi dia la mano, su, coraggio, avanti. Con la mano spugnata. Non importa, venghi, venghi, eccolo, di qua. Sempre in fila indiana, tenetevi contro la parete. Non lasciate la mano del compagno davanti. Permette, generale, mi dia la mano. Camminate tranquilli. Se per mano non vi succederà niente. E vieni, cara, seguiamo il generale. Ma sono urla umane! No! Ma disumane! Ma no, si tratta di un fenomeno di risonanze acustiche, è il vento che si attira nei funicoli e produce... Sì, scusi, ma lei vuole sapere su tutto prima? Perché vuole sapere tutto prima? Perché sono deve aspettare. Curioso. Deve aspettare, c'è il generale avanti, c'è il generale, ci pensa lui. C'è la eco più straordinaria che esista al mondo. Venite, venite, se volete provare, dite il vostro nome. Fantozzi, ragionier Ugo! Stramerdaccia! Sranzo! Fantozzi! Non insisti, ragioniere, quando si mette una cosa in testa non gliela toglie più nessuno. Vabbè, ma sono cose personali, come fanno a saperlo? Sanno tutto, ragioniere, tutto. Andiamo, su, andiamo, ragazzi, su, svelti! Vengi, ragioniere, vengi! All'uscita delle grotte ci dirigeremo nell'hotel Jama e le stanze segrete raccontate a modo nostro. Camera con vista spionaggio. Nel lussuoso hotel Jama di Postumia, in Slovenia, è stata scoperta una stanza segreta con apparecchiature di comunicazione, telefoni e centralini di un mondo che fu. Questa sala di sorveglianza era utilizzata dall'ex servizio segreto jugoslavo nell'era comunista. Finita l'epoca della guerra fredda, per l'hotel Jama di Postumia ora è iniziata l'epoca delle visite guidate per turisti. Pronto? Chi parla? Ah, è lei. Aspettavo una sua chiamata. Benvenuto nell'hotel Yama. Il mio nome è... L'accompagnerò attraverso una storia nella quale il presente si intreccia con il passato ormai quasi dimenticato. Di sicuro l'avrà già immaginato che l'hotel in cui si trova non è un hotel qualsiasi. Quali segreti celerà dietro la sua bellissima facciata? Di fronte alla sala... Perfetto, stanza 1118 dobbiamo cercare. Stanza 1118, eccola qui. Come cazzo sa questa cosa però, mo? Sotto l'estintore ci dovrebbe essere la chiave 118. Cazzo, c'è veramente. Vai. Speriamo non ci conviene la mazzata qua dentro. Vai, vai Andrea, vai, entra. No, te la devi tenere poggiata, mi sa. Spingi. Vai, oh, oh. Vai, vai, vai. Qua c'è, c'è un altro indizio, ragazzi. La goccia d'olio per dormire. Dai, tutti insieme, così arriviamo al tempo. Oh, ragazzi, qui non c'è nessuna porta, c'è questa cabina. E cosa dobbiamo fare? La voce guida dice che dobbiamo telefonare. Ok, porta aperta. Accesso. Il telefono rosso dice che dobbiamo entrare. L'hotel che ha appena visto, questa scala è molto diversa sia nell'aspetto che nell'odore. È un ambiente molto spartano e per niente accogliente. Serviva unicamente per raggiungere velocemente le stanze segrete e solo poche persone avevano la possibilità di accedervi. Niente, abbiamo trovato il telefono rosso. Pronto? Pronto, Tovini?
Siamo nella stanza segreta. Ci siamo, finalmente abbiamo trovato la stanza segreta. Oh. Allora, ho sentito il telefono rosso. Dobbiamo uscire dalla porta come abbiamo fatto e fuori al piazzale troveremo un'ambulanza. Chi meglio di te la sa guidare? Secondo me dobbiamo partire tutti. Andiamo a raggiungere tutti. Raggiungiamo tutti. Dietro, salite tutti dietro. Adriano sale in avanti. Bravissimi. Voi dietro. Forza. Partiamo veloci. Adriano. Sì, allora. Siamo partiti, per fortuna, strada tutta asfaltata, adesso ci dobbiamo dirigere al castello perché ci hanno detto che il tizio che portiamo ha le chiavi per entrare al castello, quindi noi facciamo finta di portarlo in ospedale ma andiamo al castello, lo depositiamo, gli prendiamo le chiavi e lo visiteremo, ok? Tutta la ciurma, ci sei? Va bene, okay, mamma mia, benissimo, sei un grande autista, no, assolutamente, sei un grande autista, vai grande. Lo vedo a distanza, qui per fare quell'operazione dobbiamo chiedere l'ausilio dell'OS. Sei pronto? Prontissimo. Sei pronto? Allora adesso prendiamo le chiavi e andiamo su per raggiungere l'obiettivo. Andiamo. Oh santo Dio, abbiamo finalmente raggiunto l'obiettivo. Possiamo ritenerci soddisfatti. Il viaggio finisce qui. Si riparte per l'Italia e liberi di scegliere come rientrare a casa. Per tutti un passaggio a Lubiana, a pochi chilometri di distanza dal nostro punto di arrivo. Lubiana, vittima della guerra, ma ora capitale della Slovenia. Una visita al centro storico, al bellissimo castello, poi un pranzo, una passeggiata sulle rive del fiume. E in tarda serata via verso l'autostrada che ci riporterà in Italia. Il valico che attraverseremo sarà quello di Opicina, molto vicino al Sacrario Militare di Re di Puglia. Una visita sarà d'obbligo. Passeremo proprio al momento del silenzio, commossi, e riprenderemo il nostro viaggio. Luca! Tutto a posto? Tutto a postissimo. Siamo in prossimità dell'uscita diciamo, per rientrare in Italia. Che facciamo qui? Qui facciamo gasolio. Gasolio. Diciamo che non è un grande affare, ma 1,66 credo che sia, diciamo, abbastanza accettabile. Anche perché adesso, quando rientreremo in Italia, quale sarà la sorpresa? Supposta per te. Ultimi no. 30 km prima di fare Opicina, di mettere il piede in Italia. E dichiariamo il viaggio, diciamo, chiuso, però ci saranno ancora altri due giorni di avventura, insomma, sì. Abbastanza sicuramente sì. Ci daranno grosso. Le avventure non mancheranno mai. Va bene, sento gli altri, buon viaggio. Grazie. Scusate un attimo, cosa fate qui? Cerchiamo di mettere in carriera se servita in banda. Ascolta, ma perché ci siamo fermati a fare carburante qui a 30 km dall'Italia? Qual è il motivo? Il motivo che qui è 1,66, in Italia forse siamo intorno a 1,90. Io credo che mancando da una settimana troveremo anche qualche sorpresa, che ne pensi? Molto probabile la cosa. Vabbè, allora accontentiamoci di questo 1,66, che dici? Va bene, buon viaggio a tutti ragazzi. Mostra a tutti il mio cuore che hai acceso, chiudi dentro me la luce che
ha incontrato per strada. Con te partirò, paesi che non ho mai veduto e vissuto con te. Adesso sì, li vivrò con te. Partirò su navi per mari che io lo so. Da parte mia posso sicuramente affermare che in questo viaggio, dal primo posto visitato, l'Occhio Blu, fino al Sacrario Re di Puglia, passando per i villaggi dove fino a pochi decenni fa il genere umano è riuscito a dare il peggio di se stesso, ho avuto modo di capire che nonostante le brutture che l'uomo è capace di partorire, sa sempre rialzarsi, ricostruire per rendere migliore il posto in cui vive, con la speranza che i potenti sappiano ravvedersi per dare ai popoli un mondo di pace. Al resto ci pensa Madre Natura, che con le sue bellezze sa rendere gli animi colmi di ogni gioia.